Però pensiamo anche che il Movimento 5 Stelle, i cittadini, chiunque è per strada, deve rispondere anche domani a colui che deve mettere il piatto sulla tavola. E quello lì dell'euro, del Bilderberg, in questo momento non ha alcun interesse perché domani deve mangiare, ha i figli che devono mangiare, ha la bolletta da pagare, ha l'affitto da pagare. E allora vengo a quello che forse hai concluso che è il discorso più importante. Il Movimento 5 Stelle in questo momento sta cercando di spostare la centralità della politica e quindi anche della politica in Europa su due parole: la dignità delle persone e la solidarietà, che sono completamente state dimenticate. I cittadini oramai a livello di dignità contano zero. Io l'ho detto 2 settimane fa e lo ribadisco, quella protesta che ad Andria è stata molto forte in tutta Italia, dei forconi, dei cittadini, chiamatela come volete, a Roma ha avuto ridondanza zero, non gliene frega niente, perché loro sanno che la rivoluzione non si fa in quel modo. La rivoluzione sapete come si fa? Abbiamo visto soltanto in un momento delle facce completamente impaurite, se non cagati sotto, quando hanno visto il giorno dopo le elezioni, se non la sera stessa, Movimento 5 Stelle al 25%. Si sono letteralmente cagati sotto. E adesso? E allora la rivoluzione vera si fa nelle urne? Perché si può fare anche altro tipo di rivoluzione. Ma attenzione, nessuno ci garantisce che ciò che c'è dopo sia meglio di ciò che c'è prima. Perché la rivoluzione, l'abbiamo visto, quando ci sono dei tumulti, molte volte, sono legati a motivazioni che non sempre sono quelle dei cittadini, ma a quelle del più forte. E chi ci dice chi è il più forte? E invece la partecipazione, la condivisione, porta avanti le idee di tutti, perché coloro che stanno male sono sicuramente di più di coloro che stanno bene. E questo sta peggiorando, sono sempre più i pochi che stanno sempre molto meglio e sempre di più quelli che stanno male. E allora la soluzione qual è? La soluzione è in due cose. Noi abbiamo, quello l'abbiamo già fatto, stiamo dando i nostri soldi indietro ai cittadini, non come gli altri parlamentari, ai partiti, ai loro partiti, perché loro li danno ai loro partiti, sappiatelo. Quando dicono che noi guadagniamo di più per un periodo, perché loro per quel periodo devono restituire la tangente per candidarsi nel listino bloccato al partito, non ai cittadini. Noi i soldi, che è successo? Noi i soldi li diamo ai cittadini. Alessandro, stando a Roma, perché vive a Roma, riesce a restituire molto di più, chi magari un po' più lontano restituisce un po' meno. Però noi abbiamo un parlamentare qui ad Andria. Io comincerò a parlare con lui di tematiche serie, di sacrifici dei cittadini, solo quando lui in 9 mesi, come me, restituirà ai cittadini 22.500 euro. 22.500 euro, più l'indennità, perché io ho rinunciato anche all'auto blu, ho rinunciato a 2.700 euro al mese extra come presidente della giunta delle elezioni. Questo lo fa il Movimento 5 Stelle e questi soldi vanno a finire nel fondo di garanzia. Il fondo di garanzia era un fondo che lo Stato ha a garanzia per le piccole e medie imprese, che in qualche modo, andando in banca, possono ricevere questa garanzia dallo Stato e quindi ricevere il finanziamento anche al 100%. Adesso, fino ad ora, quel fondo era vuoto. Adesso ci sono 2 milioni e mezzo di euro, ce ne potevano essere oltre 4 se loro ce lo davano dall'inizio. E invece questo per loro è un problema, perché adesso non hanno più scuse. Chi di loro vuole aiutare la piccola media impresa, lì i soldi dalla sua tasca ce li può mettere domani, basta fare il versamento, non c'è bisogno di fare altro. Ma oltre questo, e qui vengo alla dignità, il Movimento 5 Stelle dall'inizio sta spingendo per una cosa, ce l'avevamo come primo punto dei 20, il reddito di cittadinanza. 2 giorni fa si è impiccata un'altra persona che non ce la faceva più ad andare avanti. E nessuno ne parla, le TV non ve lo dicono, è guerra, si stanno ammazzando persone, imprenditori e operai, perché si vergognano, perché a Natale qualcuno ti scriveva, anche Babbo Natale è in crisi, e quindi non porta più i regali ai bambini. Allora questo, esatto, non è più accettabile, non è accettabile. E allora noi pensiamo che i soldi invece, al contrario di quello che ci dicono, ci sono, i soldi ci sono, e se si vuole il reddito di cittadinanza si fa domani.
il cazzaro di Firenze, invece di dire altre stronzate, immediatamente domani porta in Parlamento il reddito di cittadinanza, e noi, se lo riteniamo un vero reddito di cittadinanza, perché ogni volta si gioca sulle parole, noi lo votiamo. Vuole abolire veramente le province? Le votiamo. Vuole abolire il Senato? Lo votiamo. Votiamo qualsiasi cosa sia vera e sia per i cittadini, perché se il sacrificio lo vuoi chiedere ai cittadini, lo devi fare tu per primo. È molto semplice il discorso. Se noi non diamo l'esempio, cioè se noi non avessimo dato l'esempio per primi, non avremmo la credibilità di stare qui adesso a dire dovete fare dei sacrifici. Senza scorta e senza nessuno. Perché io perlomeno, nonostante, come diceva Alessandro, siamo veramente dei privilegiati, perché comunque in questo momento siamo ancora dei privilegiati, però abbiamo restituito ai cittadini dei soldi nostri, non abbiamo preso i soldi del finanziamento pubblico ai partiti, non li abbiamo preso, non che ci devi dire tu, se voi fate questo noi facciamo quest'altro, no, noi non li prendiamo, punto, basta, seguici in questa cosa e non si discuterà. E invece è un continuo rimpallo, è un continuo rilancio, e qui vengo, fate attenzione a quello che vi dicono in televisione, perché è lì che si gioca la vera battaglia, è lì che si gioca la vera guerra, a livello locale come a livello anche più ampio, informatevi, informatevi per quello che vi diciamo noi e informatevi per quello che vi dicono loro, fatelo sempre. Se io vi ho detto adesso che ho restituito 22.500 euro, è molto semplice verificare, andate sul sito Ti rendi conto e troverete i bonifici di Alessandro Di Battista, di Giuseppe D'Ambrosio e di tutti i parlamentari con i bonifici. Questa è la realtà, le chiacchiere le lasciamo. Allora queste cose arrivano alla massa in un modo molto semplice, e questo ritorno sul discorso della televisione. Io ricordo sempre quel momento, quando abbiamo preso quel risultato gigantesco alle elezioni, mi si è avvicinato un anziano ad Andrea e fa, peccato, un altro pochino e si vinceva. Allora lui mi ha chiesto, se andavamo in televisione magari si vinceva, e io gli ho fatto un'altra domanda, e secondo me così si vince. Ma hai cominciato a parlare, a convincere l'altro anziano, l'altra persona che abita a fianco a casa tua? È lì la rivoluzione, non nella televisione. La rivoluzione è lì. La rivoluzione è nel convincere, nel far capire, nell'aprire la mente. Non necessariamente nel votare il Movimento 5 Stelle, ma nell'aprire la mente di colui che avete vicino, di colui che vota Giorgino come Vendola, come Berlusconi, come qualsiasi altra persona, e che dovrebbe essere una persona critica che in qualche modo va a controllare. E vi faccio un esempio, e qui chiudo. Statisticamente, in mezzo a tutte le persone che ci sono qui, qualcuno avrà votato. Io mi chiedo, non c'è niente da vergognarsi, però attenzione, no vabbè, ma non è quello. Un attimo solo. Allora, no, mi chiedo, quante persone che hanno votato Berlusconi, sono quasi 8 milioni in Italia, si ricordano che Berlusconi ha detto, se vado al governo, e ci è andato per 8 mesi, no, non ha detto tolgo l'IMU, ha detto restituisco l'IMU del 2012, allora ha detto anche di tasca sua. Avete trovato un cazzo di italiano che si è ricordato di questa cosa? Uno che ha votato Berlusconi. È questa la loro forza. La loro forza è questa, perché voi dimenticate, perché noi dimentichiamo. Loro in Parlamento dicono, tanto l'italiano ha la memoria del pesce rosso, domani dimentica. Lo dicono. E hanno ragione se noi ci comportiamo così. Quindi cambiamo noi, ed è possibile cambiare noi, e saranno costretti a cambiare anche loro, perché se non cambieranno, la soluzione è molto semplice, spariranno come un brutto sogno, spariranno dall'oggi al domani. Bravo.